Sono Antonio, vengo da Caserta, in Italia, e sono adesso al mio terzo giorno di digiuno, il primo giorno del ritiro. E, insomma, ho scelto di partecipare a questo ritiro di digiuno secco perché ho già da un 7 anni circa dei disturbi digestivi intermittenti che però durante l'anno mi arrecano difficoltà, mi danno un po' di dolore, fastidio, difficoltà. E quindi cercando sul web mi sono imbattuto nel libro edito anche nella versione italiana del dottor Filonov e subito l'ho acquistato, affascinato da questa possibilità. E soprattutto mi ha entusiasmato il fatto che sul web veniva definito il digiuno secco come la dieta zero. Quindi l'ho interpretata come una sorta di dieta primordiale, no? Qualcosa che sta all'origine del nostro modo di alimentarci, quindi qualcosa che ci fa tornare indietro. E quindi ho subito acquistato, letto il libro e sperimentato da solo i primi 4 giorni di digiuno secco in estate. È stato lì un po' più difficile, forse perché c'era caldo. Ma anche perché chiaramente non avevo messo in pratica tutta una serie di piccoli consigli che il dottor Filonov oggi ci ha anche già dato. E infatti qui mi sono sentito, rispetto ai miei 4 giorni di digiuno fatto, mi sono sentito subito carico di energia. Oggi ero molto molto carico ieri forse un po' stanco per il viaggio, ma oggi mi sento alla grande, in grado di camminare, quindi per ora il morale è al top e insomma sono fiducioso che questa cosa mi possa aiutare a risolvere completamente questo disturbo. E sono stato piacevolmente sorpreso dai massaggi, veramente molto piacevoli e particolari. Sono al mio quarto giorno di digiuno secco, secondo giorno di ritiro qui in Montenegro e la notte è passata tutto sommato bene. Semplicemente un po' magari di insonnia, mi sono svegliato 2 volte nella notte, quindi dall'1:30 alle 2:30 non ho dormito, poi mi sono riaddormentato e mi sono risvegliato verso le 5:30 così. Però la giornata era bellissima, quindi ho fatto una bella passeggiata sul presto e molto energizzante. È stata comunque una giornata ricca perché adesso piano piano sto iniziando a prendere un po' di confidenza anche con i luoghi qui attorno, quindi ho sperimentato qualche sentiero, qualche passeggiata e insomma ci sono dei bei posti nella natura e non avverto particolari disturbi. Lievemente, stamattina al mattino presto avevo una lieve pressione sul retro della schiena come sensazione, però che poi è sfumata durante la giornata. Il trattamento di oggi è stato particolarissimo, molto, molto affascinante, molto bello. Non dico nulla perché è bello, diciamo, avere anche l'effetto sorpresa. E no, veramente, poi diciamo con il supporto del team stiamo nel mentre che si va avanti, stiamo piano piano apprendendo sempre meglio le dinamiche, ecco, del digiuno, stiamo quindi sempre di più imparando a conoscere noi stessi, il nostro corpo, e questo è bellissimo. In più c'è stata anche un po' di maggiore conoscenza con gli altri del gruppo. Principalmente gli italiani, quindi siamo insomma riusciti comunque a socializzare ed è stato anche questo motivo di un trascorrere del tempo anche più veloce. Insomma, la giornata di oggi è volata.
Ciao, questo è il mio quinto giorno di digiuno secco e il terzo giorno di ritiro qui in Montenegro. Devo dire che oggi la giornata è stata molto simile a quella di ieri in termini proprio di sensazioni corporee, cioè mi sento ancora carico di energia e anzi il massaggio ricevuto oggi è stato ancora più energizzante. E oggi si è andati a visitare una cittadina qui vicino, Budva, è molto, molto carina. E quindi una cosa che ho notato è che appena siamo andati nella zona di centro città dove c'erano macchine, autobus. Subito c'è stato un lieve calo proprio di potenziale, di sensazione proprio di energia addosso, a testimonianza che c'è un incremento proprio di sensibilità di questi fattori. E infatti poi appena sono tornato qui in hotel, dove chiaramente insomma abbiamo questa spiaggia bellissima tutta per noi, c'è il sole, così poche persone, e subito si è sentita proprio un'energia differente. Ciao, sono al mio sesto giorno di digiuno secco, il quarto di ritiro qui in Montenegro e anche questa giornata è andata molto bene. Sicuramente l'insonnia tende a crescere, ho avuto un po' più di difficoltà a dormire, però insomma è tutto stato compensato con un aumento della passeggiata. Abbiamo aumentato un po' la passeggiata stamattina, siamo riusciti a vedere nuovi sentieri e questa cosa comunque ha bilanciato tantissimo perché l'aria fresca proprio crea un refrigerio bellissimo per tutto il corpo. E poi diciamo che arrivato un po' magari scarico verso il pomeriggio, ricevendo il massaggio, mi sono sentito di nuovo carico, quindi veramente i massaggi sono fondamentali e bellissimi per proseguire questo digiuno nel migliore dei modi. Grazie. Ciao, sono al mio settimo giorno di digiuno secco, quinto giorno di ritiro qui in Montenegro e diciamo che piano piano sto notando che l'insonnia aumenta. Stanotte sono riuscito a dormire solo 3 ore. E infatti sono sceso alle 5 e mezza, Gero, a camminare. Le camminate sono proprio ristoratrici e veramente importantissimo fare tutto in un contesto di natura perché altrimenti diventa tutto molto pesante. Me ne sto rendendo conto sempre di più. Avevo oggi un po' di nausea, una lieve nausea, un po' di fastidio proprio al tratto digestivo. Però poi piano piano durante la giornata camminando e con il massaggio queste sono tutte sensazioni che sono andate via e adesso mi sento di nuovo bene, sono di nuovo a posto. Ciao, sono al mio ottavo giorno di digiuno secco, sesto giorno di ritiro qui in Montenegro e devo dire che oggi mi sento molto bene. Dopo una lieve tensione muscolare sulla schiena, ho ricevuto un massaggio ultra energizzante e mi sono trovato senza accorgermene a fare le scale, per arrivare su in stanza. Io sono al secondo piano, a due alla volta. Cioè, quindi mi è tornata proprio un'energia all'improvviso che non mi aspettavo e pensavo di, ecco, andare verso la fase calante, invece il corpo ha delle risorse che veramente non ci aspettiamo e quindi sto proprio alla grande, forse meglio dei primi giorni, paradosso. Ciao, sono al mio nono giorno di digiuno secco, il mio settimo giorno di ritiro qui in Montenegro. Devo dire, le condizioni da un giorno all'altro sono cambiate tanto perché la notte e la mattina sono state molto molto dure. Ho avuto un'infiammazione al tratto digerente molto forte, un calore molto forte e sono riuscito a calmarlo con del ghiaccio e poi con i massaggi.
E adesso sono praticamente uscito da quella fase difficile della notte e del mattino, quindi mi sento molto stanco, però diciamo che da un punto di vista dei dolori stanno passando, quindi anche molto rilassato. Questo sarà il mio ultimo giorno, domani uscirò dal digiuno e quindi vediamo poi il percorso di recupero come andrà. È stata comunque un'esperienza bellissima finora, poi racconterò il resto, ma anche stamattina riuscire a camminare da solo con il vento nei boschi qui è stato un contatto così intimo con la natura che mi chiedo come sia possibile stare lontani dalla natura così tanto tempo come fanno la maggior parte delle persone. Infatti, tornerò in natura al più presto. È una droga. Ciao, sono al mio primo giorno di uscita, è l'ottavo giorno di ritiro qui in Montenegro e uscita di 9 giorni. Non si può raccontare purtroppo a parole quello che succede nel primo giorno di uscita, cioè le parole sono manchevoli dinanzi alla bellezza e alla grandezza di questo momento. E mi sento rilassatissimo, molto molto rilassato. Chiaramente il relax si porta con sé un po' di stanchezza, però sono contento e soddisfattissimo. E grazie. Buongiorno, sono al mio secondo giorno di uscita dal digiuno secco, dopo 9 giorni di digiuno secco qui in Montenegro. E praticamente alla fine oggi mi sento molto molto rallentato nelle funzioni, ma anche rilassatissimo. E questo, diciamo, è una sensazione che non sperimentavo da tantissimo tempo. Il relax vero, cioè portare il corpo a stare proprio rilassato, ed è bellissima, una sensazione bellissima. Il digiuno secco è chiaro che non è solo un approccio terapeutico, ma è diventato tanto, tanto di più, tante altre cose, perché oltre al discorso terapeutico vero e proprio, c'è tutto il discorso della sfida con se stessi per riuscire in qualche modo a fortificare anche il proprio, se così vogliamo dire, il proprio spirito, nel senso di riuscire comunque a fare una cosa importante per la propria vita, ecco, che a volte facciamo tante scelte superficiali. Questa è una scelta importantissima che mi sentirei di consigliare a chiunque. Ciao, sono al decimo giorno di ritiro in Montenegro, al terzo di uscita dal digiuno. E oggi mi sono sentito molto molto meglio, molto più energico. Infatti si è andati a fare una bella passeggiata, quindi vuol dire che già insomma, si sente proprio un'energia diversa che abita il corpo. E alla fine siamo stati poi a ricevere sempre dei massaggi con le sanguisughe, che danno un senso proprio di relax molto molto gradevole. All'inizio, prima di venire qui, ero un po' titubante sull'utilizzo delle sanguisughe, ma poi quando il dottore ci ha spiegato di tutti i benefici connessi, insomma, le ho provate, e quindi ho vinto anche quella sorta di paura di farsi succhiare il sangue in qualche modo. E per quanto riguarda invece la mia venuta qui, non ho mai avuto dubbi, nel senso che non ho avuto particolari sensazioni di paura o perplessità. Anzi, il fatto che questo digiuno fosse una pratica forte, cioè di impatto, mi ha convinto ancora di più, perché noi siamo abituati che o ti prendi il farmaco occidentale che è di impatto,
o ti prendi praticamente l'erboristica che non serve a niente. Quindi ricevere invece un trattamento di impatto naturale era una cosa che mi mancava ed è, penso, cioè il primo trattamento che vedo che è di impatto ed è naturale. Ciao, sono al mio quarto giorno di uscita e l'undicesimo giorno di digiuno qui in Montenegro. E praticamente oggi c'è stata una giornata per me comunque molto positiva per il sole, si è fatto tanta passeggiata e poi adesso diciamo abbiamo tutto molto scandito dall'alimentazione in questi giorni e quindi il tempo sembra volare rispetto a prima che magari c'era più tempo per fare più cose, più passeggiate. Qui la convivialità del pasto sta iniziando a tornare, quindi questo è già una cosa molto positiva. Per quanto riguarda ecco, l'uscita dal digiuno, ci terrei a dire perché magari molti sono tentati di fare il digiuno, però la psicologia di dire poi dopo devo fare un tempo così lungo diciamo, di un'alimentazione molto particolare, li può inibire. Invece in realtà, ragazzi, alla fine basta prepararsi tre piatti e metterli lì ogni giorno per i primi 7-8 giorni ed è facile, quindi non è una cosa difficile da, insomma, da realizzare. Ringrazio tutta la squadra e tutti quanti che, insomma, si sono profusi per la nostra guarigione. E il dottore che è veramente una persona speciale e diciamo ce ne vorrebbero di più di persone così che in qualche modo ti danno una via di guarigione anche personale perché la cosa bella di questo ritiro che mi è piaciuta tanto è anche il fatto che in soli la grande organizzazione che c'era dietro, grazie anche a Svetlana, che con quei giusti momenti di approfondimento ci ha tolto un sacco di dubbi e nello stesso tempo però ci ha lasciato l'indipendenza di fare quello che volevamo. Quindi è stato un percorso singolare, personale, ma nello stesso tempo un percorso di gruppo, un percorso assistito, cioè tutte e tre le cose insieme, quindi è stato perfetto. Sono al mio ultimo giorno di ritiro, il quinto giorno di uscita e oggi le energie sono ritornate, il sistema digestivo si è riequilibrato benissimo, passeggiata, colazione e insomma tutto si è iniziato a muovere nel migliore dei modi. Per quanto riguarda questa esperienza, non posso far altro che consigliarla, consigliarla, consigliarla. L'unica cosa, bisogna, secondo me, mettere degli step, nel senso che vi posso consigliare di iniziare a istruirvi sulla cosa e iniziare a fare delle piccole, diciamo, degli studi, diciamo, personali. Perché effettivamente mi sono reso conto che questo viaggio mi ha consentito di assorbire tutte le informazioni che ho assorbito grazie proprio agli studi anche del libro del dottor Filonov che ho seguito, diciamo, no? Perché altrimenti arrivare qui senza, diciamo, informazioni risulta difficile memorizzare tante cose. E quindi lo consiglio, di modo tale che uno arriva già pronto e preparato alla cosa. E ringrazio davvero tutto lo staff che è stato, diciamo, perfetto in tutto. Lo ringrazio ancora, non ringrazio il dottore. E non so se sarà per me interessante trasferire queste informazioni, innanzitutto alla mia famiglia. E sarebbe bello portarli di nuovo qui, anche perché
Non c'è nessun posto al mondo dove voi venite per curarvi e ne uscite che avete fatto una vacanza, perché è stata una vacanza alla fine. Quindi meglio di così, cioè, voglio dire, cioè, due cose in una, anzi, molti di più.